Che cosa dire? Tutto molto poco carino. Allora, per quanto riguarda Spada e Scudo, ci hanno fatto vedere anche 30 secondi di gameplay, ma ce l'hanno fatti vedere 30 secondi di gameplay. Quel personaggio che andava in giro per la zona del DLC. Qui addirittura andiamo a visitare Nordivia, che è la parte cancellata della mappa di Paldea. E poi andremo nella seconda parte a fare uno scambio studentesco in un'altra scuola proprio, quindi spero che non sia semplicemente, anche se da quello che si è visto era semplicemente quell'isolotto con quella scuola e quindi fai poco, poi vai nell'area zero, forse andiamo nell'area zero, forse nelle cavità sottomarine che appunto stanno sotto quella scuola in mezzo al mare. E poi cattureremo il terzo leggendario. Non mi aspettavo il design del terzo leggendario in quella maniera. A meno che l'artwork è per causa di forze maggiori, sembra piccolo. Poi quando lo vai a catturare è una bestia immonda enorme. Però l'artwork è carino. È un po' kitsch, secondo me. Con tutti quanti i disegni dei tipi sulla schiena. Oddio, un po' così, fa un po'. Tra l'altro, Ogerpon sembra abbastanza carino, nonostante abbia quella maschera davanti. Ma anche lui sembra che racchiuda il potere del Terra Crystal. Certo è, però, che se mi fai vedere questa immagine, io parto con la tangente. È un nuovo Pokémon Legends. Però ci sono comunque sia tre nuovi Pokémon almeno. E a parte Starter, non mi sembra ci siano Pokémon nuovi, ma studenti nuovi, ovviamente. Magari avremo una sfida più degna di quella della Lega, magari. C'è solo un DLC diviso in due parti. È carino il nome. Per il resto, troppo Pokémon Sleep. Nessun altro spin-off. Spike Chunsoft che registra il nuovo marchio Pokémon. Boh, non si sa cos'è. Vabbè, per carità. Per carità. Niente Mystery Dungeon. Sono soddisfatto di DLC, ma il Direct, pessimo. Cioè, 5 solo per i DLC e basta, il resto roba che non mi interessa, per carità. Anche oggettivamente non posso calcolarlo, perché non mi interessa nulla. A me sta cosa dello scambio studentesco intriga davvero, davvero tanto. Il fatto che qui vengano poi rappresentati 4 figure vuol dire tutto e non vuol dire niente. Vuol dire che magari affronteremo una lega diversa? No. Perché poi ci vengono presentati 6 personaggi almeno. Però io spero solo che sia una sfida più degna della Lega Pokémon, perché di Paldea ha una Lega indegna. Però, boh, dobbiamo farcela andare bene per forza, questo ci prendiamo. Secondo me quest'anno Pokémon si è presa una pausa, facciamo come Spada e Scudo solo i DLC e farlo uscire in autunno e poi in inverno. Ormai la loro area di rilascio è quella, autunno-inverno. Si vede, hanno visto con Spada e Scudo che d'estate non conviene rilasciare niente. E fanno autunno-inverno, che è anche giusto, li capisco. Ad ogni modo, amici miei, qua termina il video. Volevo giusto un attimino dire quello che pensavo. Non c'è molto altro da dire. Ad ogni modo, ci vediamo più tardi con un nuovo video. Bye bye.